Beh, innanzitutto mi fa piacere essere qui, punto uno. Punto due, non so cosa sia una lectio magistralis, capisco cosa può essere, ma non è quello che mi interessa. Quello che mi interessa è fare un ragionamento sulla questione dell'architettura, che oggi è la disciplina la più martoriata nel nostro tempo. E il martirio della disciplina dipende dal riconoscimento del nostro, come dire, della nostra visione rispetto ai paradigmi culturali nei quali siamo inseriti. Allora, la prima questione che voglio introdurre è il titolo che darei a questa chiacchierata con voi. Il titolo è molto semplice, ma racchiude in qualche modo tutto il ragionamento che andrò a fare e spero sia un ragionamento molto schematico, ma anche abbastanza breve. Il titolo è Architettura e gratitudine. Due punti. I titani del silenzio. Guardate, sono quattro parole. Queste quattro parole dipendono dalla parola architettura. Perché architettura e gratitudine, andremo a scoprirlo, è la struttura fondamentale che appartiene a questa parola. I titani, ma perché l'opera architettonica è un'opera guida, sempre dovrebbe essere. L'architettura non è edilizia. Architettura è architettura e scopriremo qual è l'importanza e il senso profondo che ha questo termine. E il silenzio. Ora, il silenzio, che è l'ultima parolina, si apre a ventaglio su altre tre S, che uno è il tema della solennità del silenzio, l'altra è la singolarità che riguarda noi stessi, e il terzo è la solitudine nella quale noi ed architettura si troverà sempre. E per giustificare questo titolo, metto adesso subito in relazione le quattro parole con il paradigma della cultura contemporanea nella quale noi siamo collocati. E allora, la parola architettura, non abbiamo ancora detto nulla della parola architettura, però oggi la parola architettura intanto si confonde spessissimo con la parola edilizia. E soprattutto oggi è una sorta di mestiere che deve seguire delle norme e delle procedure. Finito. Questa è la prima questione che emerge se facciamo una riflessione sul nostro tempo. La seconda questione della gratitudine, ma la gratitudine non è un vocabolo o un termine che ha a che fare con la morale. Qui faccio riferimento ad una nota di San Tommaso d'Aquino, per il quale la grazia è il termine dal quale discende poi questo ulteriore vocabolo che è la gratitudine, ma la grazia per San Tommaso non è nient'altro che una parola, la più importante dell'estetico, perché è il potenziamento della vista. Cioè la gratitudine vorrebbe dire quella predisposizione d'animo che abbiamo noi nei confronti di questo termine che è architettura, di cui ancora non abbiamo detto nulla. Per cui è il più ampio sguardo che noi possiamo avere su questa disciplina, su questa poi professione che vuol dire anche vocazione, tra l'altro, e non solo mestiere. I titani, perché ho usato la parola titani? Perché titano ha qualcosa di grandioso, no? Di solenne. Sì, ma oggi la solennità che dovrebbe appartenere alla parola architettura si è sciolta in che cosa? Si è sciolta proprio come dire, nell'autonomia, nella massa del linguaggio dell'io che è autoreferenziale, della chiacchiera. Quello oggi vale. Non c'è più la riflessione profonda, ma c'è una riflessione che è molto espansa, no? Gira dappertutto. Dunque è la chiacchiera che continua ad autoalimentarsi ed è un titano questo, perché non usciamo da questa dimensione.
E alla fine, appunto, il silenzio, scusate, che è esattamente l'opposto di quello che ho appena detto, che è l'opposto dello sproloquio, della chiacchiera, proprio perché oggi siamo dentro questo mondo in cui l'autoreferenzialità, la nostra autoreferenzialità, il predominio dell'io, dice di tutto su qualsiasi cosa senza mai soffermarsi sulla parola principale, la parola regina, che è architettura. E allora adesso mi soffermo un attimo sul termine della parola architettura. Innanzitutto vorrei subito dire una cosa. Architettura non è una disciplina che si può imparare. È una disciplina che si può imparare, ma che ha a che fare con tutta la nostra vita. Perché il senso di questa parola si rivolge non solo ad un mestiere, ad una professione, ma si rivolge soprattutto a qual è il progetto di noi stessi, di ciascuno di noi. Questa è la verità. Se noi non cresciamo parallelamente a ciò che noi facciamo, quello che noi facciamo non sarà mai in relazione con il grande progetto che dopo capiremo, che è ciò che appartiene a questa parola, architettura. Ma architettura perché è così importante? Perché architettura si fonda semplicemente, e qui questa è una posizione secondo me molto, non so come dire, molto eretica, è quella di soffermarsi non all'interno del paradigma della cultura contemporanea che è di tipo tecnico-scientifico, dopo lo vedremo un attimo, ma è quello di stare davanti alla parola architettura e indagarla rispetto al suo senso. Non siamo noi che decidiamo qual è il senso della parola architettura. Dunque la parola architettura, che ha questa doppia radice, molto banale, si chiama arché più tecne. Ho capito, solo che la parola arché è tradotta in maniera semplice ma profondissima, che sono i principi primi, il bello, il buono, il vero. Tra l'altro, voglio solo dire, l'assonanza delle parole arché, l'arca di Noè, è un arché, e dunque l'arca è ciò che salva da quel diluvio, dove il diluvio della Bibbia è descritto come un simbolo, come dire, immaginifico, no? E l'arca anche, ma l'archè è ciò che salva dal diluvio, cioè dall'impazzimento, attenzione, della parola, l'impazzimento della parola. Questo è nel senso greco il diluvio, il senso ebraico del diluvio. Dunque già l'arca di Noè dice già qualcosa su questa prima radice che è l'archè. Sì, ma l'archè dell'architettura dice qualcosa di ancora più importante, perché ci porta subito al riconoscimento di un limite. L'architettura, l'archè, pone dei limiti. E qual è questo limite? Ma il limite è che nell'archè c'è un indominabile. Noi non possiamo superare l'archè, perché noi nasciamo e moriamo, siamo tra due estremi che sono due misteri assoluti della nostra vita, e il nostro inizio e la nostra fine è di nuovo un enigma misterioso, e ciò che sta prima è un archè. Noi dipendiamo, usciamo da questo archè e moriremo nel nostro, in una condizione altrettanto misteriosa. Dunque, architettura ci pone sempre la questione del limite. E il limite è un indominabile. E se c'è qualcosa di indominabile, vuol dire che noi non possiamo dominarlo. Guardate che il paradigma della cultura contemporanea dice invece esattamente l'opposto, perché ha liberato in maniera, come dire, molto enigmatica l'io. L'io ha la prepotenza dell'illimite. Perché tutto ormai è possibile, noi pensiamo a qualsiasi cosa, come l'infinito che si espande nell'infinito. Noi siamo i dominatori del mondo. Dunque, se noi siamo i dominatori del mondo, se l'io è il soggetto che prevale su qualsiasi altra condizione del pensiero, capirete che noi siamo i dominatori.
E dominiamo anche la parola architettura, cioè l'arché, che è la forma viene dall'arché, non viene dalla tecne. La tecne porta delle necessità, ma alle quali si deve rispondere, ma il fondamento di quelle necessità, cioè la forma, è data dall'arché. Se noi non abbiamo consapevolezza dell'arché, è difficile poter rispondere alle necessità che sono quelle pratiche, contingenti, concrete. Dunque, su questa questione si apre un ventaglio che non è secondario, perché, lo ripeto, ed è questa la cosa che a me interessa assolutamente di più. Se noi non ci interroghiamo radicalmente sulla parola architettura, noi non possiamo crescere e noi non sapremo nemmeno chi siamo in realtà. Dunque, il progetto non è un progetto solo esterno quello che dobbiamo fare, ma è un progetto proprio di crescita interiore. Solo in questo modo riusciamo, come dire, a entrare all'interno del paradigma di questa parola che è una parola straordinaria. Ora, ecco, allora io inizierei con tre questioni che dipendono sempre da questo termine, dal termine straordinario dell'arché. Abbiamo detto che l'arché è un principio indominabile, ma questo principio indominabile ha una riflessione sulla nostra, come dire, sulla nostra soggettività, sulla persona. Ma perché allora noi ci chiameremo e saremmo i soggetti? Perché noi non ci interroghiamo su questo termine che vuol dire stare sotto qualcosa, subiacere, no? Stare sotto. Sì, ma stiamo sotto perché siamo degli schiavi o stiamo sotto qualcosa perché siamo dei privilegiati? La parola architettura ci dice che noi staremo sotto qualcosa proprio perché noi siamo i privilegiati. Per quale ragione? Ma perché se l'arché è un indominabile, il nostro io non è più l'io, ma è il sé. E noi non siamo più coloro che sono il centro di produzione né del pensiero, né delle cose, né delle forme. Ma noi saremmo, e questo è un termine che non mi stancherò mai di ripetere, che viene dal professor Tagliapietra, col quale abbiamo fatto ormai quasi 10 anni di corsi assieme a Venezia. Noi non siamo più delle arbitrarietà. L'arbitrarietà o l'autoreferenzialità vuol dire l'acme dell'io, no? Ma noi siamo delle singolarità. La singolarità ha un carattere molto importante. Non siamo più i nominativi, dove io dico, io faccio, io giudico, io scelgo. No. Noi saremmo i dativi, coloro che ricevono. Subito di nuovo, scusate un secondo, per seguire queste quattro chiacchiere che faccio, vi chiedo di avere un'immagine nella mente molto semplice, come gli occhiali, come i nostri. Noi abbiamo due occhi proprio per questa ragione. La parola architettura è come i nostri due occhi: da una parte ho l'arché e dall'altra ho la tecne. Ed è questo continuo balzare dall'archè alla tecne, tecne-archè. Ma questa è una struttura dove il dominabile, la tecne, e l'indominabile dell'archè è continuamente al lavoro. Ora, siccome il progetto è la congiunzione di due direzioni opposte, una viene dall'archè, l'indominabile, l'altra proviene dalla tecne, che è il dominabile. Attenzione, la tecne, per suo statuto, guarda il mondo come se tutte le cose fossero disgiunte, cioè senza relazioni tra di loro. E questo è il fondamento della cultura contemporanea. Cioè, noi guardiamo i distinti, le cose che sono distinte. L'archè ci dice che tutte le cose sono invece vincolate. Non c'è nessuna possibilità che una cosa sia svincolata, perché le cose che noi, come
manipoliamo, vediamo, immaginiamo anche, sono sempre in un ambito che è invalicabile. E questo piano invalicabile, questo limite invalicabile, è l'estetico, sostantivo maschile alla O finale, che è diverso dall'estetica, che è sostantivo femminile, e che è, vuol dire, l'estetica è ciò che noi pensiamo sul tema dell'estetico, ma l'estetico è un indominabile, nessuno lo può scalfire, perché tutto il nostro sapere, e qui tiro in ballo Severino, tra i più importanti filosofi del nostro tempo, un italiano tra l'altro, molto importante, e questo è un'altra grande questione del pensiero italiano nel mondo oggi. Ma insomma, Severino sostiene, ma senza complicazioni, come dire, teoriche, che ogni nostro sapere, tutto il nostro sapere, deriva da che cosa, secondo voi? Se noi ritornassimo indietro, non so, sparo adesso, 100.000 anni, 200.000 anni, 1.000.000 di anni, non mi interessa, e io o voi foste il primo uomo su questa terra, cosa cominciate a pensare? Mica possiamo dire vado in una biblioteca e cerco un libro per capire se quel che ho davanti è la pioggia o se quella è una pianta o un animale, non lo so. Com'è che noi possiamo, da dove nasce tutto il sapere? Tutto il nostro sapere, ma tutto il nostro sapere nasce dall'apparire delle cose. La prima azione che noi facciamo è guardare, e guardiamo in due modi, attenzione, guardiamo con gli occhi e vediamo il visibile, ma contemporaneamente guardiamo anche con gli occhi invisibili del nostro cosiddetto animo, e lì incominciamo a giudicare. Abbiamo paura, abbiamo terrore, abbiamo piacere, siamo rassicurati, abbiamo, non so, il fascino, la meraviglia, il terrore. Però attenzione, abbiamo due occhi di nuovo. Uno che vede il visibile, che è esterno a noi, ma l'altro, che è altrettanto potente, è l'occhio invisibile che è dentro di noi, che immagina tutti i tempi, tutte le grandezze, tutte le dimensioni, il tutto possibile. La morte, la nascita, la felicità, il dramma, qualsiasi cosa. E com'è che teniamo insieme questo modo del vedere? Lo teniamo insieme sapendo che una parte è un sapere che è indominabile, cioè l'estetico, ciò che è stato debellato negli nostri ultimi 70 anni è la dimensione dell'estetica, signori. Il 68, il 1968 o il 1969 è stato quel momento in cui della cosiddetta rivoluzione culturale, al cui fondo però è stato dato il colpo mortale, ma mortale, al tema dell'estetico. Perché è il tema il più difficile, perché vuol dire che noi ogni cosa che pensiamo, ogni cosa che immaginiamo, dovrebbe trovare nella realtà poi delle cose effettuali la sua concretezza, la forma. Il grande problema oggi è la cultura della forma, che sono due termini che non esistono più. Perché noi oggi continuiamo a parlare di architettura, anzi di pseudo-architettura, parliamo più che altro di edilizia, che è tutta un'altra cosa. Se noi fossimo in una università di edilizia, questo discorso che sto facendo sarebbe ridicolo, perché l'edilizia ha come suo scopo il significato delle cose. Una scala deve essere larga 2 moduli, anzi 1,20 m, benissimo. Il gradino deve avere una certa dimensione, un bagno, una finestra, per carità, ma sono significati. Ma l'architettura, che ha questo archè davanti, si pone il problema del senso, e il senso sta prima del significato, o è contemporaneo, ma il senso dà la direzione al significato, perché il significato è adirezionale. Posso ammazzare o posso anche salvare, ma il senso è che ti dice se tu ammazzi o se tu salvi.
E cos'è che ammazza o salva l'architettura se è in assenza dell'archè? Tant'è che questo tempo è il tempo dell'informe, del senza forma. E guardate che il senza forma ha una parolina talmente potente che si chiama morte. La morte è una per tutti, sempre uguale. Quando uno muore, muore, è finito. E noi perdiamo la nostra fisionomia e ciò che rimane, forse per qualche anno, è solo lo scheletro, le ossa bianche. Boh. Però sono irriconoscibili. Ora, questo tema dell'architettura, allora, pone il problema degli indominabili. Ed è come noi ci avviciniamo agli indominabili. Ma guardate che l'indominabile porta un'altra questione che non è secondaria. Porta la questione che ciascuno di noi fa un'esperienza nella propria vita che va tra questi due estremi, tra l'estremo dell'archè e l'estremo della tecnica, cioè tra l'estremo di tutte le cose che sono relate, in relazione, e tutte le cose che sono irrelate. Qual è questo schema? È la nostra nascita e la nostra morte. Sì, ma nella nostra nascita noi ereditiamo, veramente ereditiamo qualcosa che è già in noi, perché siamo dei dativi. Questa eredità è il primo dono che noi riceviamo, e lo riceviamo con la nostra infanzia. La nostra infanzia è quel luogo in cui ciascuno di noi fantastica. Lui, il bimbo, è il mondo. Il bimbo poi è pericoloso su tutto perché non riconosce il pericolo, perché per lui un precipizio è tanto uguale che giocare con una palla, però deve fare l'esperienza. Ed è terrorizzato il bambino, ha paura, ha le angosce, ma è felice, è entusiasta, è pieno di incanto, e lui però gli manca ancora la coscienza. Non sviluppa subito questa coscienza, ci vuole un po' di tempo. Ma questo bimbo, che siamo noi nella nostra infanzia, ha vissuto i suoi anni nel paradiso terrestre. E il paradiso terrestre, il giardino delle meraviglie, non è il sogno biblico nel quale poi c'è Adamo e via di seguito. Poi ci sarebbe da parlare del libro Bronx e dell'opera di Enoch. Ma al di là di questo, ciascuno di noi vive l'esperienza del paradiso terrestre. Solo che ad un certo punto, come l'Adamo descritto nella Bibbia, ciascuno di noi deve uscire. Perché diventa grande. Grande vuol dire che tu devi sviluppare la tua autocoscienza. Ma nello sviluppare la tua autocoscienza, quando arriverai alla fine della tua vita, tu dovresti restituire quel dono che hai ricevuto all'inizio, che è un dono estetico, attenzione. Quel dono lo devi restituire ai tuoi successori. Dunque hai quelli che ti hanno preceduto, tutta la storia che ti precede, che tu la ricevi in eredità. Tu fai questa esperienza straordinaria nel tuo paradiso terrestre, tu devi uscire da lì, hai tutta la vita per elaborare quell'esperienza che è la somma di tutto ciò che ti precede, e devi poi consegnare il progetto alla fine. Ed è il dono che tu restituisci. Ecco dove la parola gratitudine risuona potentemente dentro il termine della parola architettura. Perché la nostra vita ha questa dimensione. E il nostro vero progetto sarebbe di due tipi. Noi dovremmo pensare costantemente al progetto con le due P. Una, la P maiuscola, che è la P della crescita e della consapevolezza di ciascuno di noi, che non è l'autoreferenza dell'io, ma è la singolarità del sé, cioè noi siamo i dativi e non i nominativi, cioè siamo coloro che ricevono. Ecco perché riprendo la parola soggetto, perché siamo coloro che abbiamo ricevuto. Noi siamo come uno specchio, una lente
che riceve da questo grande, enorme orizzonte, no? Che comprende tutti i tempi e tutte le storie, quei raggi che vengono filtrati da che cosa? Ma perché ciascuno di noi è diverso? Perché non ce n'è uno che mi assomigli esattamente a me stesso? Stesso numero di capelli, stessa altezza? Nessuno, perché ciascuno di noi ha una singolarità. Noi siamo delle matrici, siamo questa matrice e pensiamo diversamente perché questa matrice è diversa, ma noi pensiamo diversamente perché dovremmo produrre quella meraviglia infinita, quello stupore infinito che appartiene al mondo, al mondo. E qui è il ruolo dell'architettura, questo è il grande ruolo dell'architettura. Ora, sembra che questo ragionamento sia, non so come dire, totalmente un'astrazione, una specie di sogno. Guardate, non è per niente così. Perché se volete, se vorreste avere un esempio concreto, reale, vissuto, fatto, basterebbe portare l'opera di John Eadie, che è stato il preside, il dean della Cooper Union di New York dagli anni... Lui ha iniziato a insegnare all'inizio degli anni 70 fino alla sua morte nel 2000. E se uno volesse attraversare tutta la sua opera non fa altro che raccontare e rappresentare questo percorso dell'architetto, perché l'architetto è un Adamo, ma l'Adamo nel senso, come dire, nel senso più profondo del termine. Adamo nella cultura ebraica è sia maschio sia femmina, e attenzione, e il suo ruolo proprio è quello di attingere agli ideali, l'Eden dell'inizio, per consegnare alla fine il progetto che è rivolto ad una comunità, altro che la partecipazione, il sociale, che sono tutte vie secondarie, per non parlare mai del tema cruciale che è la forma. La forma non nasce dalla massa, la forma nasce dalla singolarità. Mentre noi abbiamo abdicato al ruolo della singolarità, ma abbiamo abdicato al ruolo della singolarità solo perché siamo in un tempo che pensiamo sia un tempo troppo comodo. E volete una dimostrazione reale e concreta che la nostra anima è talmente importante che invece è stata, come dire, travisata totalmente dal mondo digitale? Il digitale, che è quel sistema per cui tu, premendo, no, questo specchietto, continui ad avere tutte le cose che desideri, più o meno, che vuoi vedere perché sei curioso, e passano questi segnali che sono di tipo tecnico. Però tutte le persone sono inchiodate su questo specchietto delle allodole, no? E noi abbiamo dimenticato che la nostra anima è molto più vasta ed è molto più ricca del mondo digitale che adesso, come dire, ci affascina così tanto. Mentre il mondo digitale ci rende prigionieri totali. Altro che la confessione quella cristiano-cattolica, dove uno andava a confessarsi e alla fine poteva anche mentire. Nel nostro cellulare o nelle nostre email noi non mentiamo mai. Questa è la verità. E se uno volesse fare uno screening di ciò che noi diciamo nei nostri telefonini, sarebbe un dramma. Almeno per me è così, per cui non vado oltre. Ora, questo è... capisco che questo ragionamento non possa essere esaustivo, ma è meglio farlo in maniera molto schematica, perché altrimenti perdiamo la nostra concentrazione. E allora adesso faccio un salto rispetto a quanto ho appena detto, per spendere due parole su quello che dovrebbe essere il ruolo dell'università, cioè il ruolo dell'università dove si insegna architettura, rispetto a quello che abbiamo appena detto. Ora, anche qui il ragionamento è molto semplice. Le università oggi istruiscono e non educano. Qual è la differenza tra questi due termini? Ma la differenza è, anche qui, è enorme.
Perché istruire è una parola che ha il suo fondamento dentro il mondo tecnico-scientifico. Cioè vuol dire imparare a fare cose che poi noi sappiamo fare. Ma educare, a parte che in tedesco educare vuol dire, si dice Bildung. Bildung nella sua radice ha build. L'inglese to build vuol dire costruire, building l'edificio. Sì, ma build, la radice build, è l'immagine. Pensa a te. Educare vorrebbe dire portare all'evidenza le immagini che sono, come dire, nascoste nella nostra matrice. La nostra matrice siamo noi, eh. Ma educare in realtà vorrebbe dire imparare a fare cose che non sappiamo ancora fare. Perché il progetto è sempre qualcosa di cui noi dobbiamo saper fare, ma non lo sappiamo mai fare fino in fondo, perché è sempre nuovo. I progetti che dobbiamo fare sono sempre nuovi, non sono mai vecchi, noi non facciamo mai la ripetizione. E allora anche qui scatterebbe un altro ragionamento. Il progetto non è qualche cosa che deve scaturire d'amblè, no? D'un colpo da noi, ma è che noi dovremmo riassumere tutto ciò che ci precede dal punto di vista della cultura e dunque del senso dell'architettura e portarlo avanti per quanto possibile per poterlo poi consegnare ai nostri successori in modo tale che possano continuare quel progetto fino al suo perfezionamento, fino alla sua reale, come dire, realizzazione. Questo concetto, per esempio, nella cultura ebraica, è il concetto del tempo del progetto, che viene chiamato Olam. L'Olam, nella cultura greca, è stato tradotto come Aion, l'Eterno, mentre l'Olam non vuol dire l'Eterno, ciò che è eterno, ma è il tempo necessario affinché il progetto venga realizzato nella sua totalità. Ma questo implica il senso della civiltà. La nostra civiltà è molto complessa, per cui non possiamo pensare che con 2000 o 3000 anni di storia noi siamo già, come dire, nel mondo del progresso, dove c'è questa idea strana che la storia è progressiva e dunque il progresso che migliora cronologicamente. Non è vero assolutamente nulla, perché ciascuno di noi somma tutti i tempi, tutti quanti, perché altrimenti i vostri desideri sarebbero iperlimitati, totalmente limitati. E al fondo di questi, del nostro modo di pensare, soprattutto per l'architettura, c'è un'altra parola straordinaria che è l'incanto, lo stupore. Questo è l'enigma che non può essere codificato. E allora qui c'è il secondo punto che riguarda la scuola. La scuola è un tempo speciale per lo studente, ma per quale ragione? Perché il tempo della scuola mette in gioco la dimensione economica, ma veramente economica, del nostro tempo. In una scuola, una classe di studenti è chiamata a sviluppare un progetto. Ora pensate le due ipotesi. Normalmente nelle aule il docente dà a ciascun studente il proprio tema da sviluppare e ciascun studente, o a coppie, dipende, tenta di sviluppare il proprio progetto, viene corretto, viene portato avanti, va benissimo. Ma c'è un'altra soluzione, una soluzione che ho sempre praticato, bene o male, all'IUAV, e cioè si dà un progetto unico. Perché dare un progetto unico ad una classe magari con 50 o 60 studenti? Ma perché 50 o 60 studenti in 180 ore di lavoro, sapete quante ore sono? Sarebbe come se uno studente rimanesse per 8 anni sullo stesso tema del progetto. 8 anni. Ma tu fai questo in 180 ore?
con l'apporto di 60 studenti, di 50 studenti, ed è qui l'economico, l'economia del tempo. Oh, oikos nomos, la legge della dimora, non è solo quello finanziario, è l'economico. Ma l'economico vero sarebbe che lo studente fa l'esercizio dello stupore, ma per quale ragione? O dell'incanto? Perché? Perché lo stupore non è un principio a priori, non è che viene il docente e vi dice oh, adesso facciamo un progetto, non so, sull'incanto. C'entra nulla, zero. È un'incognita. È un'incognita sia il presupposto ed è un'incognita anche il risultato. Ma solo se tu fai un certo lavoro e se tu farai un lavoro come si deve, coordinato, seguito passo per passo con il docente, con l'insegnante, molto facilmente arrivate a fare l'esperienza dello stupore. Guardate, qui ho portato questo libro, ve l'ho portato solo per... Sono 1200 pagine, è un libro che non va letto, perché questo è un libro di schede. Sono le schede che noi facciamo per ciascun studente quando facciamo un corso di progettazione. Tutto lì. 1200 pagine, sono, in realtà le schede sarebbero un po' di più. Cioè è un lavoro enorme, perché devi controllare quello che fa il mattino, quello che produce, quello che non produce, se sbaglia, deve essere corretto. Sì, ma perché tutto questo? Perché il lavoro richiede a concentrazione, dedizione, precisione. E non c'è nessuna dimensione, come dire, astratta, spirituale, non so come dire, ideale, che non passi attraverso la questione della materia, la materia vera. Perché noi dobbiamo sempre produrre qualcosa. E l'architettura è quella disciplina che al di là di tutte le altre discipline, dalla danza, alla musica, al cinema, qualsiasi cosa, è ciò che rimane lì costantemente davanti a tutti noi. Questa è la sola differenza. E guardate, non sto dicendo chi è più difficile fare architettura che scrivere un libro. La difficoltà è uguale. Scrivere un libro, scrivere una canzone, un pezzo musicale, qualsiasi cosa, hanno la stessa difficoltà. Solo che l'architettura smuove molta materia. Molta, molta materia. Per cui... Ecco, e qui allora c'è questa questione un po' finale che riguarderebbe la responsabilità che ha il docente, ma c'è la responsabilità che ha anche lo studente. Perché io credo che il docente dovrebbe essere colui che guida verso il tema dello stupore, dell'incanto, che è un'incognita, e attenzione, non è un principio che si può dare, è solo una speranza, è un'attrattiva. Ma nello stesso tempo lo studente è colui che deve essere guidato per chi ha la stessa intenzione, perché deve essere attratto, no? Da questo mondo fantastico, non fantasioso, ma fantastico, stupendo, che è l'architettura e che è la grande incognita della nostra vita. Lì c'è l'estetico e guardate che l'estetico è insuperabile, non si può scalfire neanche se volete. Tant'è che basta vedere quando si assistono, non so, alle tesi, alle discussioni di tesi di laurea o alle discussioni sugli esami anche in classe, no? Quando uno studente comincia a spiegare il suo progetto, spiega il suo progetto e poi alla fine guarda il lavoro e dice mamma mia, cos'è sta roba? Perché uno deve parlare così tanto per avere un risultato? Ma perché? Perché non è portato a questa crescita che è ciò che ci contraddistingue. Noi siamo delle, non so come dire, delle singolarità che sono piene di fascino, come pieno di fascino il mondo, ma tirar fuori questa possibilità non è così semplice, perché richiede tutta la vita. Tutta la vita. Quando leggevo all'inizio dei miei studi in architettura che per diventare un architetto dovevi almeno avere 30 o 40 anni, come diceva Carlo Scarpa, dicevo, e io ne avevo 25, no? Dicevo, oh caspita, bisogna diventare così vecchi per diventare un architetto, questo qua si sbaglia.
Adesso che ne ho 70, vorrei dire, dovresti arrivare come minimo a 80 anni prima di sapere qualcosa rispetto all'architettura. È una battuta, è un circolo vizioso della parola questo. Ma questo vuol dire che noi siamo avvolti da dei principi che sono innati, perché siamo appunto delle singolarità e siamo, attenzione, questi dativi. Ma scoprire questo è il ruolo che noi abbiamo, no? È la nostra natura. Ed è lì che dovrebbe nascere il progetto. Ecco perché allora questo tema del progetto deve avere le due P, una maiuscola che riguarda la crescita di se stessi e l'altra, quella minuscola, che riguarda tutti i diversi progetti che noi possiamo fare in tutta la nostra vita. Ma queste due si devono sommare. Ecco, allora c'è qualcosa che, non so come dire, si va nella direzione del progetto, tra virgolette, olamico. Perché noi non siamo nati per inventare, ma siamo nati per poter procedere nel miglioramento di quella che è la fascinazione del mondo nel quale noi viviamo. Questa è la grande scommessa. E qui chiudo, perché penso che si possa anche chiudere, dicendo che sarebbe anche un po' auspicabile nelle università di architettura, siccome ormai le università di architettura dagli anni 70 in poi si sono moltiplicate enormemente, è anche impossibile avere docenti che improvvisamente si moltiplicano e fanno esattamente in maniera corretta il loro lavoro. Ora, qui c'è un problema che la quantità abbassa enormemente la qualità. Ma per ovviare a questo, siccome non si può distruggere quello che è stato fatto, sarebbe auspicabile che all'interno dei grandi politecnici o delle università, anche di architettura, ci fosse la possibilità di avere, come dicevo l'altro giorno con Ferlenga, delle accademie dove il tema di architettura è il tema assolutamente principale, ma è un tema, attenzione, eretico rispetto a questo tempo. Però questo chiede la parola architettura. E non c'è nessun architetto che non sia stato un grande architetto che non sia stato un architetto eretico. Eretico non vuol dire andare in giro a bruciare, vuol dire che il tuo pensiero è esterno al modo e alla modalità comune che c'è oggi nel pensare questa disciplina. Cioè la disciplina non è una rozza edilizia. Guardate che già insegnare edilizia sarebbe molto importante, perché almeno uno saprebbe fare un bagno, una scala, una stanza come si deve. Mentre invece noi facciamo architettura. Ma l'architettura, tutto il mondo simbolico. Guardate che noi viviamo solo perché continuiamo a immaginare i nostri grandi simboli. E giudichiamo le persone e giudichiamo le cose solo attraverso la nostra, tra virgolette, cecità interiore. Se c'è qualcuno che non ti piace perché hai il naso storto, i capelli lunghi o corti o non lo so, la maglia rossa o verde, voi dite subito, mamma mia, era quello là, che sciocco. Sì, mentre magari quel povero ragazzo è un ragazzo eccezionale, bravissimo. Cosa vuol dire questo? Che noi giudichiamo e valutiamo le cose soprattutto con gli occhi dell'invisibile. E abbiamo difficoltà a capire quello che vediamo con gli occhi del visibile. Ma architettura, che è fatta di invisibili, si dà sempre nel visibile. E se l'architettura però nelle forme fisse, nelle forme che lei dà, non c'è qualcosa che aleggia, che noi lo percepiamo, quell'architettura non vale niente, perché le immagini aleggiano in ogni caso sulle superfici di pietra o di mattoni o di intonaco di ogni architettura. Io mi fermerei qui.